Nico De Eugenio, il tecnico della Renato Curiangolana. Insomma, ci avete provato fino alla fine nel primo tempo, forse meglio il Chieti, poi nella ripresa avete cercato il pareggio in tutti i modi, avete anche cambiato assetto, ci avete provato davvero in tutti i modi, ma alla fine ha vinto il Chieti. Sì, però penso che veramente oggi, anche forse a un certo punto anche il pareggio ci poteva stare stretto, però il calcio è fatto anche di episodi. Mi dispiace, abbiamo preso un gol che voglio rivedere perché è troppo semplice, mi è sembrato che è saltato il loro centrale. Poi è stato i primi 20 minuti, siamo partiti non bene, abbiamo subito leggermente, però penso che poi nel secondo tempo abbiamo giocato una porta solo, abbiamo fatto, non voglio, 20-30 cross, ribattute eccetera eccetera. Loro in contropiede hanno avuto qualche occasione, ma era anche, penso, normale. Io penso che questa è stata la migliore prova dell'Angolana nel complesso. Se togliamo in special modo i primi 20 minuti, penso veramente che, non dico che abbiamo dominato, ma quasi il Chieti. Quindi io che devo dire, io sono contento. Chiaramente dobbiamo vedere perché non abbiamo concretizzato la mole di gioco e stare un po' più attenti a questi calci piazzati. C'è la differenza fra noi e queste squadre, forse anche negli episodi dobbiamo crescere. Allora mister, una buona prestazione, adesso però da che cosa si deve ripartire? Noi ripartiamo dalla prestazione e basta, niente da dire, siamo contenti. Dopo, per esempio oggi un altro applauso voglio fare al nostro 2003 Puddu, il nostro portiere che ha parato ottimamente, ricordiamo questo parava con gli allievi l'anno scorso, quindi ecco a cosa serve queste vetrine e la motivazione perché siamo ripartiti, oltre a fare delle belle prestazioni come quelle che abbiamo fatto oggi. Però ripeto, noi raccogliamo i cocci, partiamo dalla prestazione, in special modo il secondo tempo, e cercheremo di fare i punti dalla prossima.